Buongiorno, buon martedì. Sì, il weekly comincia di martedì, ho questa luce che pare, boh. Oggi vi porto con me, vado in Duomo, vado a Milano, però prima mi sto preparando e mi sta piacendo tantissimo questa palette di Essence, adorabile. Gli ombretti mi piacciono un casino, non so se con questa luce, boh, si vede. Comunque, sì, mi sta piacendo davvero tanto. Volevo mettere anche lo smalto, no, ce l'ho di là. Però non lo so, ancora quello di Collistar, adesso vediamo, insomma, adesso vi porto in giro. Quindi sì, mi piace davvero tanto, ho realizzato questo trucco dai toni naturali e mi sta piacendo davvero molto. Costano 6 euro e qualcosa, se le trovate ancora da Essence, io ve le consiglio. Ora conviene. Prepariamo, iniziamo ad uscire perché devo portare la belva fuori e poi devo fare altre cose prima di andare in Duomo. Finalmente andiamo a Milano e vi porto con me, quindi vi faccio vedere dove mi piace andare a Milano. Adesso finisco di prepararmi. E come vi dicevo, andrò a Milano, ma non potrò fare shopping. Eccoci qua. Sì, Aaron è un disgraziato. Poi si spaventa, È un cuor di leone questo cane. Stavo dicendo, prima di farmi... Sì, poi mi fa sempre cadere col guinzaglio, è tremendo. Non potrò fare shopping, non potrò comprarmi niente perché ho fatto danni, troppi danni, uno vicino all'altro oltretutto, perché sono uscite diverse collezioni in edizione limitata ovviamente, che mi piacevano e quindi me le ho acquistate, quindi non posso comprare niente, farò un giro per negozi solo a guardare, anche perché... penso di fare un decluttering anche per quanto riguarda l'abbigliamento, perché sono una cosa scandalosa, ne ho veramente troppo. E sono un po' un danno anche con l'abbigliamento, mi rendo conto, ma negli ultimi anni ho solo acquistato e non ho mai buttato via niente. E quindi penso di fare un decluttering, si dice sì. Comunque regalerò un po' di vestiti, qualcuno sarà molto felice. Perché ha la mia stessa taglia, non per altro, no, anche perché ci sono delle cose carine, poi tendenzialmente appunto regalerò qualcosa che si può sicuramente ancora mettere, però mi fa piacere, insomma, perché effettivamente ogni tanto bisogna anche cambiare. Se fosse per mia madre sarebbe già venuta e mi avrebbe già svuotato tutto l'armadio. Ma io conservo, sono una conservatrice, diciamo così. Conservo, conservo, conservo. Adesso la casa sta esplodendo di vestiti, nonché di trucchi e vabbè. Comunque, quello già mi sto attrezzando per eliminare, insomma, regalare. E adesso mi sa che lo faccio anche con i vestiti. Oltretutto dovrò farlo anche con le scarpe. Sì, c'è Aaron che guarda questo parco. Lui adora questo parchetto. Sì, ma il parco per i bimbi, guardate. Ah, è veramente molto carino, ve l'ho detto, questo paese è molto bello. E lui è attratto da questo parco. Poi di là c'è l'aria cani, più che altro secondo me sente l'aria cani. È un furbetto lui. Quindi sì, dai, ci andiamo a Milano, comunque la consolazione è che possiamo vedere i negozi, dai, mi consolo. Chissà, magari una cosina, ma non credo anche perché appunto avete visto, ho preso anche la palette di Essence. Insomma, non mi sembra il caso. Mi sono messa la giacchettina perché con la felpa avevo paura di avere caldo poi e sono sul tram, non si vede niente, peccato perché sono proprio all'ultima parte del tram, ecco, un po' si vede. Comunque niente, direzione Milano. Eccoci qua, ma si vede abbastanza bene, siamo in Duomo, quindi adesso facciamo un regalo e vi faccio vedere una sorpresa che ho scoperto l'altra volta. Andiamo a fare il giretto? Eh? Sì, te l'ho promesso, stiamo andando. Andiamo? Sì, andiamo, andiamo.
Eccoci qua, buon mercoledì, vi ho fatto dare il buongiorno da Aaron che non ne poteva più, voleva uscire. Io ho passato tutta la mattina a sistemare alcune cose per quanto riguarda il canale e adesso sono uscita anche perché dovevo fare un altro servizio. Quindi i due servizi sono appunto sempre portare fuori la belva, giustamente, poi con questa giornata devo dire la verità che a me piace sempre un casino anche perché mi piace un po' esplorare il mio paese. Sempre questa è la parte, anche lei un po' più antica, dico antica perché non saprei, cioè più vecchia, come si può dire, ci sono ancora le cascine, questo è molto carino, ho girato anche un video, sembrano fatti apposta, ricreate queste location, non so, sono così particolari, non so se vedete, c'è tutto il muro così fatto con l'edera, poi qui c'è ancora un tettuccio, insomma, il paese è abbastanza carino. Se mi sentite col fiatone perché ho una forma fisica che fa schifo, anche per questo ne sto approfittando, sì, lo confesso, vado a fare queste passeggiate con Aaron anche per riprendere un po' fiato, un po' di forma fisica ci vuole, mi dovrei allenare seriamente. Fermiamoci ogni tanto, la belva vuole, ecco, così potete ammirare, vedete? Cioè sono un po' quei pezzi, ecco, e lui non capisce più come deve camminare. Questi pezzi così carini, questo paese ha ancora le cascine, quindi sì, lo chiamo vecchio in quel senso, non è sicuramente un aggettivo dispregiativo. E cosa vi stavo dicendo? Ah sì, un altro servizio non tanto carino, intanto sfrecciano le macchine come se non ci fossero domani, ma voi potete ammirare sempre, ecco, vedete i paesaggi, non i miei capelli da pazza. Infatti tengo bassa l'inquadratura apposta perché devo lavarli, ho fatto la coda strategica, lo fate anche voi? Io sì, io ammetto che ogni tanto la faccio, non sono sporchissimi ma tanto oggi me li lavo, perché se no ogni tanto uso lo shampoo, quello secco, insomma sì. Però non mi piace moltissimo e allora tendenzialmente mi faccio la coda, comunque ogni due giorni, massimo tre li lavo. E quindi poi ho detto, sì, tanto adesso c'è un po' di vento, non so come si sentirà. Comunque dovevo fare il giro. Vi stavo dicendo che appunto sono andata a recuperare il numero di telefono del mio medico, della dottoressa di base. Io non ce l'ho memorizzato e vabbè, adesso ho fatto una bella foto, forse l'avevo fatta con il cellulare vecchio, ora l'ho cambiato e quindi intanto guardo Aaron che non faccia cose brusche, cose che non deve fare. Sì, insomma, l'avevo sull'altro cellulare, adesso ho questo. Ho detto, ma sì, tanto dovevo farmi la mia camminata giornaliera e quindi ho detto, approfittiamo. Questo paese è bello anche perché è molto tascabile, però guardate le distese. Non so, secondo me è anche abbastanza una fortuna poter abitare comunque in Lombardia, che parliamoci chiaro, cosa si offre tanto però in quanto a paesaggi, soprattutto le città. Invece nei paesini comunque si possono riscoprire, insomma, queste distese un po' di un po' paesaggi più naturalistici. Io approfitto per farmi la passeggiata. Fa caldo anche oggi, anche se ho la felpina, mi piace questa. A me è un casino, anche se ultimamente la uso per casa. E sì, la uso per casa, per uscire. Questo paese che se notate non è mio, voi non vedrete quasi nessuno, ma esco anche in orari strategici, quindi niente, Aaron non ne vuole sa ogni volta veramente, questo cane me la rende faticosa questa passeggiata. Comunque, al di là di questo, oggi è mercoledì e oggi stamattina l'ho passata un po' a cazzeggiare sul canale perché mi piace dedicarmi un po' e rispondere ai commenti, un po' interagire. Insomma, quando posso mi dedico al canale perché per me è una passione, un divertimento, un passatempo. E poi a progettare gli altri video che volevo fare. Ho aggiornato il giveaway, quindi cioè, ho aggiornato il giveaway, tra un po' chiuderò il giveaway. C'ho sempre di più il fiato. Ho praticamente deciso quando chiuderò il giveaway, forse quando vedrete questo weekly vlog o sarà già chiuso o sta per chiudere. Quindi se vi piace Nyx affrettatevi perché il giveaway sta per finire. E poi che vi devo dire?
Sì, mi sta piacendo perché state interagendo parecchio sul canale e quindi di questo sono felice perché okay, è una passione, però vedere commenti è qualcosa di divertente, almeno io mi diverto, mi sto completamente tagliando dall'inquadratura e finisco il giro. Ci tenevo a dire una cosa dopo 400 minuti che sto parlando. Ieri purtroppo a Milano non ho potuto riprendere più niente perché la memoria del cellulare è già strapiena. Sì, sono un mito, sono già riuscita a riempire la memoria del cellulare e quindi ieri non ho potuto fare nessun video perché poi sono rimasta fuori tutta sera e non ho potuto scaricare i video per farne altri. Però appunto, a parte dalla dure, sono entrata da Mac ma non ho visto niente che mi piaceva, come vi avevo anticipato, niente shopping per me, quindi solo guardato vabbè, i negozi e poi sono andata dove dovevo andare, quindi principalmente ho fatto un bel giretto e poi c'era veramente un sacco di gente e io mi imbarazzo quando c'è tanta gente anche a vloggare, quindi sarebbe stata anche una cosa penosa da guardare. Comunque vi ho fatto vedere un po' il Duomo, spero di riuscire a fare un vlog più carino quando vado in Duomo la prossima volta. E io finisco il giro. Sto per prepararmi un beverone, ma volevo registrare... Allora, capite perché volevo registrare questo pezzo? Io dovrei semplicemente farmi un frullato. E Aaron la reagisce così. Cosa c'è? È solo un frullato. È solo un frullato. Ecco qui, finalmente il mio beverone è pronto con Aaron che fa sempre un gran casino e non ho ancora capito perché. Ora faccio merenda. Meritata merenda dopo aver... Buon giovedì a tutti. Un giovedì in relax. Non sto combinando granché, c'è qui Aaron che ha trovato ieri un giochino mentre facevamo il nostro frappè che tanto lo fa felice come tutti i rumori che sente. E ieri non so se appunto avete visto la scena di Aaron che si incavolava alquanto e non so come mai ha trovato una palla e da ieri non la lascia stare. Infatti è qui, guardate. Ed è qui infatti insieme a me con la sua pallina di fianco. Adesso mi sa che mi metterò un po' a giocare a Snapchat. Mi piace quando mi metto qui su questo lettone morbido. Ah, a proposito di lettone, stavo pensando da diversi giorni come fare la morning routine. Selezione di prodotti, ho notato tutti al melograno e mi è venuto in mente di poter fare appunto la morning routine. E poi questo letto io lo adoro, mi piace tantissimo perché è imbottito e riesco ad appoggiarmi. Qui c'è un muso. Lo vedete? Muso. Mi sa che gli piace il mio rosso. La telecamera. Il bordello. Cosa c'è? Cosa c'è? Lui mi è struccate naturale. Ciao, Aaron. E quindi, Aaron, cosa facciamo? Ti piace il mio profumo? No, ti piace il mio rossetto? Ti piace il mio rossetto, Aaron? Ti piace il mio rossetto? Oh, musetto qui nella telecamera, ci vede, vuole dormire, guardate quanto è sveglio questo cane. Quanto è sveglio questo cane. Aaron, vuoi partecipare anche tu? Cos'è sta cosa? Mamma mia. No, lo vuole giocare e rompe le scatole finché non gioco, cioè meglio gli faccio i grattini qui sotto. Sì, questo è il filo del cellulare perché ormai, non so se l'avevo anche già detto, mi sa di sì in questo weekly, non ho più memoria nel cellulare. E quindi sì, mi tocca cancellare, cioè trasportare subito questi pezzettini poi perché insomma di pochi minuti si tratta, però li devo trasportare. Ecco, Aaron proprio, non ti vergogni proprio, no, non mi vergogno, fammi le coccole. Ogni tanto va in versione coccola. E io sono felicissima perché mi piace, invece da morire coccolarlo questo brocione. Bello il mio aroncello lui. Ecco, adesso tra un po' mi sa che si addormenta, guardatelo.
Ciao. Questo è lo smalto di Collista, oltretutto parliamo anche di cose beauty che non c'entrano mai niente. Devo dire che a parte le mie unghie che sono poverette, massacrate dal gel, sta durando un casino, quindi non vedo l'ora di farvi il video haul, perché ho comprato veramente un sacco di cose di questa linea e quindi sì, a parte, ma qui vabbè mi si era rovinato appena l'ho messo, non l'ho più corretto. Sì, non sono proprio una persona a modo. Però appunto sta durando tantissimo, lavato, fatto e c'è ancora lo smalto. E c'è ancora questo musetto di Aaron e c'è ancora Aaron che chiede le coccole. Ciao a tutti e buon venerdì! Sì, è finita la settimana e comincia il weekend. E io come al solito sono in giro, mi sa che in questa settimana mi avete accompagnata in tutti i giri che ho fatto con Aaron. E ho fatto anche altro e lo vedrete settimana prossima, ahimè, che cosa mi è successo. E speravo di concludere dicendovi che abbiamo recuperato i biglietti dei Coldplay, così non è stato. E anche qui, boh, io non capisco, se voi sapete come funzionano queste cose dei biglietti dei concerti, spiegatemela perché sinceramente, ma non ho capito, cioè abbiamo aperto, sono andata a vedere per la prevendita e niente. Poi, insomma, sul sito forse già sono finiti e quindi, boh, non lo so. Ma a parte questo, forse concludiamo questo weekly vlog, perché ovviamente è un vlog che comincia lunedì, anche se è saltato lunedì, e finisce venerdì. Io spero che appunto questa idea vi piaccia. E con un racconto, vi volevo raccontare una cosa che mi capita spesso oramai, cioè da quando abito qui, perché, aspettate che deve salutare un suo amico, come sono carini, io li faccio vedere. Cioè, non sono troppo carini, cioè il mio cane ha amici dappertutto, disseminati qui nel paese. Guardate che carini. Più avanti c'è anche un altro, eh. C'è anche un barboncino bianco, molto molto carino, però non era da solo e non mi sembrava il caso riprendere. E qui c'è anche una sua amica che però ultimamente non troviamo, Aaron. Andiamo a vedere se c'è. Proviamo a vedere, ma non la vedo. Sì, comunque dicevo appunto, lui ha tutti i suoi giri, ha tutti i suoi amici. E mi fa ridere questa cosa, ha più amici di me il mio cane. In questo paese non conosco nessuno perché io non ci sono nata e mi ci sono solo trasferita. Forse chi si trasferisce mi può capire, non è il mio paese nativo. No, non c'è Diana. Quindi vi racconterò quello che mi è successo da quando vivo appunto in questo paese. Mi capita spesso, quando spiego dove vivo, dove abito, come ci devo arrivare, mi capita spesso di dire che sono vicino a un sexy shop. E adesso ve lo faccio vedere, che non dico storie, e non è neanche tanto divertente per me. Anzi, è abbastanza imbarazzante, però davvero tutti mi trovano solo se do questa indicazione. La cosa è imbarazzantissima. Comunque sì, adesso lo vedrete alle mie spalle, che poi non è uno di quei sexy shop, insomma, oddio, non è che ne ho visti tanti nella mia vita. Adesso mi girerò e voi lo vedrete. Quindi praticamente questo è il sexy shop. Eccolo qui. Non mi sembra, anzi, vi faccio vedere bene. Come vedete non mi sembra niente di scandaloso, anzi, a me piacciono anche queste scarpe, che vi devo dire. Cioè, io le metterei, insomma, non è una cosa scabrosa, no? Ma è carino. Quindi la cosa un po' imbarazzante, appunto, è sempre che devo dire io abito vicino a un sexy shop. Quindi sì, ecco, vi ho svelato il mio piccolo segreto. Cioè che ormai tutti quelli che mi conoscono lo sanno, quindi non mi imbarazzo più. Eccomi qui per chiudere il weekly vlog. Ho appena filmato un video, in particolare quello dove vi parlerò di questo bellissimo prodotto, ma soprattutto di lei. Sì, ve la faccio vedere un po' nel dettaglio. Questo è il trucco che ho realizzato con questa palette in macchina, ma insomma ho fatto un video abbastanza comico. O ci ho provato e quindi sì, insomma, io vi auguro, chiudo qui, diciamo, i weekly vlog. Settimana prossima ne vedremo delle belle su questi schermi. Sono un po' preoccupata, ma lo vedrete nel prossimo video se vi va. Ciao!